Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Animal Crossing New Horizons. In questo nuovo episodio andremo a continuare quello che abbiamo iniziato nello scorso episodio. Ovvero iniziare a sistemare un po' tutta quanta l'isola in previsione dei nuovi abitanti che arriveranno appunto per visitarla eventualmente e rimanerci se mi aggraderanno. Dobbiamo sistemare, oltre che tutte queste cosette molto molto extra, fare tutte le cose del giorno che in realtà nello scorso episodio non ho pressoché fatto. Anche perché comunque l'orario era quello che era, quindi sono rimasto un po' indietro. Cioè non ho fatto grandi cose. In realtà, come vedete, sono passate sì un po' di ore, ma non mi sono messo a fare chissà quali grandi trasferimenti, modifiche di oggetti e cose varie. Mi sono messo un po' a girare, a vedere un po' cosa ci fosse in giro. Insomma, un po' di robette anche per quanto riguarda la presenza delle rape, perché mi stavo un po' mettendo a investigare su effettivamente come vendere, come sistemarle, tutte queste cose qua in futuro. Perché comunque, sì, sapevo l'esistenza di queste rape, ma nel concreto, diciamo che, come vi ho detto all'inizio di questo gameplay, è il mio primissimo Animal Crossing fatto seriamente. Insomma, mi sono chiuso, perché comunque il gioco è veramente veramente bello. Ma tra l'altro io ho mangiato frutti, non lo so. Ok, no, non li ho mangiati. Tra l'altro alcuni di voi mi chiedono in continuazione perché non mi faccio i buchi dietro. Perché fondamentalmente ti dà una risorsa in più, ok? Farti i buchi dietro. Soltanto che ultimamente mi sto innervosendo parecchio quando posizionando il PG i buchi li fa in modo sbagliato. Cioè è una cosa che vi giuro mi sta mandando fuori di testa quando succede. E quindi ho detto basta, non me ne frega niente. Per un drop in più io me ne frego. E quindi ho iniziato a farli così, semplicemente tranquillo. Anche senza prendere per esempio gli animaletti che escono, perché vabbè, molti ce li ho già. Ho comunque cercato di raccogliere la maggior parte delle cose nelle prime ore di gioco, senza stare ad assillarvi facendo vedere praticamente l'inizio del gioco. Perché alla base di questo gioco c'è il farming, e l'inizio di ogni gioco che si basa sul farming è parecchia lunga. È parecchio lunga l'inizio. Parecchio lunga la parte iniziale. Ecco, come vedete, io odio quando succedono queste cose. Si poteva tranquillamente evitare facendo i buchi dietro, mi direte. E vi dirò, sì, ho appena confermato che la mia teoria è stupidissima, ma... Ehi, lasciamo perdere che è meglio, va. Qua sopra ci sono i pesci più rari del gioco. Ne ho trovati veramente tantissimi in svariati orari del giorno. La notte, vabbè, mi tuffo alla ricerca di tarantole. Ogni volta sono 2, 3, 4, 500k... 500k... di soldi in base a quanta voglia ho di giocare. Tranquillamente puoi fare anche 1 milione se sai fare le cose delle isole, il trick delle isole. Nell'episodio di oggi quindi iniziamo a raccogliere tutti quanti i materiali eccetera eccetera che ci serviranno per eventualmente abbellire l'isola. E nell'episodio appunto questo che stiamo facendo adesso andremo quindi successivamente, dopo aver raccolto un po' di materiali, a piazzare dei fiori, a piazzare anche abbellimenti vari nell'isola, perché abbiamo un bel po' di cosette da fare. Non volevo fare questo che ho appena fatto, però effettivamente pensandoci ci sono troppe palme qui. Quindi mi sa che mangio un bel frutto. Ops. Mangene uno. Comunque la maggior parte dei soldi che faccio solitamente li rimetto in banca, perché non so perché, ma averli a portata di mano me li fa usare, me li fa far... mi viene voglia di usarli. Ma di prendere anche cavolate, tipo 800 miliardi di fiori e metterli, boh, tutti quanti in posti totalmente a caso e via dicendo. Però al posto di piazzare i soliti fiori vorrei cercare di recuperarne altri. Vedi, anche questa palma qui non mi piace molto. È tempo di fare cambiamenti, raga. Ok, nice. Tra l'altro, vai di pala. Opla. Ok, giretto delle palme è concluso. Abbiamo preso pressoché tutte le cose che ci servissero. Tra l'altro dobbiamo cambiare le recinzioni che stavamo usando per quella specie di, tra virgolette, cimitero nella parte superiore dell'isola, perché non mi piacciono più se stiamo usando quelle base. Però vorrei prendere queste qua di dinastia, quindi le prendo e andiamo direttamente lì. Eccoci qui, iniziamo a svuotare completamente tutto questo da queste staccionate. Vabbè, comunque inizio già a piazzare quelle dinastia, perché sì, voglio togliere queste che ci sono, ma comunque non voglio perdere la posizione che abbiamo. Insomma, nel senso, potrei sbagliarmi e piazzarle un po' più lontane, un po' più vicine eccetera. Quindi semplicemente facciamo così. Poco per volta le tolgo e poco per volta le metto. Lì di fianco c'è un fossile, quindi lo prenderemo il prima possibile. E tra l'altro a proposito di fiori, mi avete detto in privato su Instagram che se mi metto a mischiare i fiori così come sto facendo e lascio uno slot libero, è probabile che ci siano delle... come definire?
Contaminazione di DNA. No, delle... non mi viene il termine adesso, il termine tecnico, perché comunque è una cosa che conosco. Insomma, si mischiano ed escono altri fiori. Ed è una cosa fantastica. Beh, io metto un fiore a fianco un altro fiore, lascio lo spazio e vengono contaminati a vicenda e nasce un altro fiore. È fantastico. E non pensavo che fosse così preciso come gioco. E ci fosse appunto anche questa meccanica ben precisa. Perfetto, molto più bello così. In realtà potrei anche decidere improvvisamente in un raptus di follia di mettere per esempio solo fiori rossi. Ma no, non sono ancora a quei livelli di pazzia. Ci arrivo, tranquilli, fermi tutti, ci arriverò prima o poi. Però ancora non è arrivato il momento. Ma tipo oggi giornata fossili, da quello che sto vedendo. Siamo ancora in quella giornata che vi avevo detto nello scorso episodio, che in realtà risulta come se fosse domani. A causa di... vabbè, quel mio amico che mi ha spiegato le cose in maniera un po' strana, quindi... ma vabbè, ve l'ho detto, ve l'ho spiegato e siamo a posto. Insomma, zero problemi. Abbiamo disotterrato 3 fossili. E magari è probabile che ce ne siano altri. Vabbè, innanzitutto qua facciamo una cosa ben fatta. Sto tendendo a mangiare soltanto le ciliegie perché sono il frutto più comune nella mia isola e quello che venduto vale meno. Quindi diciamo che se dovessi vendere le ciliegie ci guadagnerei di meno rispetto a vendere magari altro. Allora abbiamo un po' di roba da donare al buon Blatero. Tra l'altro abbiamo già finito 2 fossili. Il mammut completamente e anche il quet... Non lo so pronunciare, l'uccello comunque. Non sono mai riuscito a pronunciarlo, raga. Ecco, vedete come... vedete un po'? Qua abbiamo già un bel po' di roba in più. Vabbè, qui non c'era praticamente niente, l'ho quasi riempito. Manca non troppissima roba, ma sono sicuro che mi farà penare per mettere tutto quanto. Veramente penare. Adesso vi faccio vedere un po' qua. Allora, questo dovremmo averlo finito. Ce ne sono un paio che magari abbiamo finito e non lo so. Ok, questo non l'abbiamo finito. Questo l'abbiamo finito. Eccolo qui, come si chiamava? Non mi ricordo il nome. Quetzalcoatlus. Oh, credo sia questa la pronuncia, vi giuro non l'ho mai pronunciato. L'ho sempre solo letto nei libri. Oh, abbiamo finito anche questo, cos'era? Non me lo ricordo. Dinosauro. Tirannosauro. Ma va che sono tanto belli, Qua invece niente. Qua dovremmo avere quelli marini. Mi ricordo, no, qua c'era il mammut. C'era il mammut, quello che abbiamo finito. Eccolo qui, guarda che bello. Gli altri sono un po' misti, diciamo. Io non so come abbiano fatto a creare un tale capolavoro. Che poi volendo potremmo mettere anche degli alberi qui intorno. O anche dei fiori, non saprei. Potremmo addobbare le case dei nostri ospiti. Questa idea non mi dispiace. Potremmo usare soltanto quelle bianche per le case dei nostri ospiti. Tra l'altro sta anche piovendo, quindi direi che è il momento più opportuno per fare una cosa del genere. Allora, facciamo le cose come si deve. Retino fragile. Shoppa, shoppa. Allora, visto che abbiamo shoppato il retino fragile, poi andremo sicuramente anche a upgradarlo. Però facciamo così. Compro una marea di fiori. Stavo guardando un po' come potremmo eventualmente addobbare le case. Ma se tutto intorno c'è roba, tipo alberi eccetera, dovrei cambiare completamente anche... l'aspetto dell'isola è no, non mi sembra la cosa più opportuna. Ok, sì, una robetta del genere. Però il problema è che anche vedendo... ah no, ecco, sta iniziando a sbrilluccicare un po'. Sì, li sta tutti quanti innaffiando come si deve. Sai cosa? Anche qui potremmo fare qualcosa. Un po' di fiori qua non mi dispiacerebbero. Il problema è che non ne abbiamo moltissimi. Anzi, ne abbiamo pochi. E dovrei anche ritirare un po' di grana. Dato che comunque Tom Nook ci ha detto che dobbiamo piantare robe... io sto piantando robe, ma tipo ovunque si possa piantare roba, io vado e lo faccio. Però sta cosa sta diventando un po' strana. Questi qua arancioni non mi garbano molto, nel senso, sono belli, ma vorrei che l'isola avesse 3 colori. Nero, rosso, comunque marrone, nero, marrone, rosso e bianco. Principalmente questi colori. E poi ovviamente il verde, perché gli alberi, sai no, la terra, quelle cose lì. Più o meno questo pattern, vedi? Nero, marrone, rosso. E poi un po' di bianco. Quindi questi qua arancioni diventeranno tutti quanti dannatamente bianchi. Tutti quanti bianchi.
Sai che forse l'incrocio, ecco il termine, incrocio, era questo. Era veramente questo. Non mi ricordo, un attimo da vedere, forse era quello. Comunque, ritiro un po' di soldi, prendo tutto e vado. Sto piantando delle viole bianche. Al posto di mettere tulipani, vorrei mettere queste a sto giro. Perché penso che qua ci potrebbero stare anche abbastanza bene. Sto facendo un mini campo alla fine, non sto facendo niente di troppo esagerato. Vediamo un po'. Sì, mi sembra accettabile. Ecco qui. L'unico problema è che poi passando le tocco per forza. O metto una recinzione, un po' di protezione, diciamo. O non saprei. Oppure le metto fino a qui. E basta. Ma posso lasciarle anche un po' così vaganti? Sì, un po' vaganti. Però questa allora non mi piace. Questa la togliamo. In modo tale che faccia una specie di scaletta qui, vedete? Una specie di scaletta. Quindi di conseguenza ne mettiamo un'altra qui. Mettiamo questa, pianta. Ok, vedete? Così. Pum, 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 pum. Perfetto. E poi volendo potremmo anche continuare qua. Possiamo mettere tranquillamente altre. Tulipani, viole, viole. Ok. Vediamo se ce lo fa fare. Sì, perfetto. Molto easy. Pianta, pianta, pianta e pianta. Ok. Però anche questo togliamo allora. Vedete? Non male, non male. Mi sento uno di quei lavoratori cinesi sottopagati. Che sta tipo piantando riso, raccogliendo chicchi di riso per 50 centesimi al giorno. Vedi, sì, una cosa del genere. Non è male, non è male. Tipo, fai così, guarda. Ti fa tipo il percorso. Fico, fico. Ci sta? Mi piace. Non c'è neanche bisogno di stare a innaffiarli. Perché alla fine fa tutto da solo il clima oggi. Oh, aspetta! Oh! Cosa vedono i miei... No, ma tu stai scherzando? C'erano erbacce qua! Io non ho mai raccolto erbacce qui. Grave! Gravissimo! Ok, le abbiamo tolte. Starò più attento prossimamente. Non male, non male. Potremmo mettere anche dei bambù. Che non ho. Ovviamente non ho bambù al momento. Regaliamo dei tulipani bianchi a Robby. Vediamo se ci ricambia il regalo. Ah no, niente. Però è felice, che è una cosa molto gradevole. E gli facciamo anche questo, un applauso. No, se n'è andata. Aspetta, facciamo l'altra. Questa. No, non lo fa. Salutiamola. Ok, ora lo fa. Vai, gioia. Ok, lo fa anche lei. Ottimo. Adoro ste cavolate, ve lo giuro. Che poi non sono cavolate, sono piccoli dettagli che Nintendo mette nei giochi che mi fanno molto piacere. Estremamente piacere. Qui devo cambiare tutto. Devo mettere tutto quanto bianco o tutto quanto rosso. Penso più bianco comunque. Questo mini giardino non è affatto male. Cioè potremmo anche allargarlo volendo. Però qua sarebbe difficile passare poi. Tamara, spostati. Devo un po' studiarmela. Anche qui davanti un mini giardino non mi dispiacerebbe. Però andrebbe in confluire qua. Non mi sconquiffera. Tra l'altro qua sto tenendo libero, non si sa mai che voglio aprire una casa. Perché se metto una casa qua è anche figo perché passo, ponte, e poi vado direttamente dagli altri due. Ma volendo potrei mettere semplicemente, come vi ho fatto vedere l'altra volta, tre case a sinistra, tre case a destra. E poi quelle due spostarle. Sì, sarebbe fattibile volendo. Vedi, questi fiori però messi un po' a caso, potrei anche semplicemente farne a meno e levarli. Le palme poi potremmo cambiarle. Veramente, veramente tante cose. Ma poi fra le tante cose io devo finire pure di pagare il debito a questo qui. Madonna. Sarà complicato, eh. Però io al momento mi trovo qua sopra perché sto un attimo guardando cosa c'è da fare qui. Sembrerebbe che ci siano molte, molte cose da poter piantare qui o semplicemente esporre. Perché da quello che ci hanno detto, per aumentare il rating dell'isola non basta far arrivare nuove persone e renderle eventualmente felici. Ma bisogna anche iniziare a aggiungere oggetti, piantare di più. Proprio anche aggiungere oggetti lo fa alzare tantissimo. Perché mi pare che servono 50 oggetti in giro per tutta quanta l'isola. Che potrei craftare? Cioè potrei craftare 8500 cose tutte quante uguali finché non si... fa vivo KK Slider. Però allo stesso tempo non è proprio il mio piano. Cioè devo dirla tutta, fare una cosa del genere. Quindi è da valutare bene. Ma io chiuderei l'episodio qua, raga.
Adesso farmerò un altro po' per conto mio. Sto facendo questi episodi di intermezzo un po' più rilassati, un po' più farmosi, per farvi vedere come sto modificando l'isola, perché non mi sembrerebbe corretto tipo fare tutte le modifiche da solo e poi basta, fine. E poi tipo, ah ok, ho mai fatto? Perché un conto è all'inizio, quando magari devi raccogliere frutti. Un conto è quando stai letteralmente modificando come appare l'isola che i tuoi iscritti hanno visto per 20 episodi quasi. Quindi è un po' diverso. Comunque, detto ciò, io vi ringrazio per la visione e vi aspetto nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio aprirà la casa e inizierà a pascolare il nuovo abitante Grassido, come vogliamo chiamarlo. Ci sono due terreni in vendita, quindi è probabile che arrivi qualcuno. Aprirà il negozio delle sorelle Ago e Filo. E penso basta. Considerate che io adesso pagherò, se riesco, in questa giornata, ma penso proprio di sì, visto che la notte ci sono le tarantole, il ponte, in modo tale che domani abbiamo tutte le cose da fare. Detto ciò, delle cose da farvi vedere, tra l'altro. Detto ciò, io vi aspetto nel prossimo episodio, quindi non mancate assolutamente. Grazie della visione, tutti i link in descrizione, alla prossima.